Il problema fondamentale della strada per arrivare a Vallibrana, che ci riguarda, è che è disastrata tutta dall'inizio alla fine. Dall'inizio, dove c'è la pasticceria Stella, a salire c'è punti che sono messi un po' meglio, ma tutto il resto è tutto uno scansare le buche per cercare di rovinare chiaramente la macchina, che tipo qui al Ponticino è peggiore rispetto anche ad altri punti. Continuano le polemiche sulle strade dissestate pistoiesi. Sono i residenti di via Vallibrana e del paese a chiedere interventi per risolvere una situazione che potrebbe diventare molto pericolosa. Qualche giorno fa, nel tratto di strada del Ponticino, un'auto ha cappottato a causa delle buche e del ghiaccio. Che a seguito dei lavori fatti da Publiacqua, loro hanno detto che faranno nuovamente tutta l'asfaltatura fino su al paese. Naturalmente non passeranno dal pezzo, passano dalla strada vecchia, perché il tracciato dell'acqua è quello lì. E nella zona Ponticino, dove c'era una lastra di ghiaccio, è cappottata una macchina. Questa signora ha cappottato con danni anche a lei e alle persone che erano all'interno della stessa automobile. Gli animali spesso attraversano la strada agli automobilisti. Siamo in aperta campagna, quindi la presenza di ungulati c'è. Bisognerebbe rivedere un pochino questi sistemi. Questa strada di Vallibrana è un po' pericolosa, vanno un po' forti le macchine. Eventualmente servirebbe anche un dosso, anche prima lì della curva, anche qui, per attenuare un attimino le persone, perché quando è libera le persone vanno forti, anche la mattina, sì, sono tutti di corsa. Poi ci sono le scuole, sia elementari che materna, che tutti i genitori sono tutti di corsa per portare i bimbi a scuola, ecco. Problemi ci sono per arrivare qui al lavoro? Ma c'è una strada che è in condizioni un po' disastrate. Io fra l'altro abito a Vallibrana, la percorro anche in bicicletta, è anche pericolosa sia per biciclette che per motorini. Fra l'altro qualche mese fa, quasi un annetto fa, ho forato una gomma, ho chiesto un rimborso al comune che mi è stato concesso perché fa tutte le fotografie e tutta la documentazione del caso. Io fra l'altro sono anche in motorino, capito? Con questi solchi qui la sera, capito? Magari vedendole anche poco, capito? Ci posso cascare, mi fa del male. Ma noi in realtà siamo con le mountain bike, no? Quindi alla fine si sente un po' con le buche.